Ciao a tutti, mi chiamo Vincenzo e vi do il benvenuto al mio canale. Oggi in officina ho un Golf 5. Ci sono da fare alcuni lavoretti, tra cui devo farci il tagliando completo di tutti i filtri e poi anche il kit della distribuzione. Direi che anche oggi ci divertiamo un bel po' e come al solito voi mi seguirete. E nel frattempo vi faccio vedere il materiale che abbiamo preso. Quindi la cinghia dei servizi. Abbiamo preso, vabbè, ecco, il kit con la distribuzione, abbiamo fatto un'unica marca. Quindi, dicevo, cinghia dei servizi, qua dentro qui abbiamo la pompa dell'acqua, eccola qua. E per chi non lo sapesse, questa qui gira dentro con la distribuzione, non è quella esterna che viene tirata con la cinghia dei servizi. Qui dentro qui abbiamo il kit della distribuzione. Andiamo a vedere, a sbirciare cosa c'è qua dentro. Vabbè, abbiamo questi due cuscinetti qui. Questo è il tenditore, questo è un cuscinetto libero, questo è un altro cuscinetto libero. Libero intendo che una volta che va stretto il bullone lui sta lì fermo e basta, mentre questo qui è quello che si muove quando andremo a fare la tensione, che ha dei punti obbligati, questi qui quando andremo a montarlo, bisogna rispettare questo ferretino qua piegato che va dentro a qualche rientranza nel carter, quindi è obbligato montare questo cuscinetto. Poi per fare la tensione andremo a mettere una brugola qui e andare in questo verso qui fino a far corrispondere questa freccia qui, in mezzo a questo vuoto, ecco. Poi all'interno troveremo i bulloni da andare a cambiare, quindi sempre inerente alla distribuzione. E qui dentro qui infine abbiamo la sua cinghia dentata, distribuzione. Per quanto riguarda il tagliando invece abbiamo preso del tutto del materiale Bosch, quindi qui c'è il filtro dell'aria, qui c'è il filtro dell'olio, filtro gasolio e questo e il filtro clima. E vabbè, questo qua non c'entra niente, questo è per la mia macchina. Devo fare il tagliando alla mia macchina adesso, appena avrò un po' di tempo faremo anche questo. In questo video, che di sicuro sarà abbastanza lunghino, vi darò di sicuro qualche consiglio. Voi però non li prendete come, cioè, dire questo qui vabbè è un professore, no, è soltanto una cosa che magari io ho esperienza, allora ve la dico. Se io magari non ho esperienza su una cosa, allora me ne sto zitto, ecco, perché a oggi il meccanico non si finisce mai di imparare, ci sono sempre delle cose nuove, ma secondo me in qualsiasi altro tipo di lavoro, ecco. Però io parlo nel mio campo, c'è sempre da imparare, quindi anche sulla stessa macchina. Perché non è che uno, per esempio, un golfo lo conosce tutto, ci sono cose che magari non ho mai fatto e quindi per la prima volta ci vado incontro non so, a sistemare una cosa e quindi per me è la prima volta e ho imparato un'altra cosa. Quindi quando io ho dei segreti, delle cose, io ve le dico proprio senza problemi, è perché mi piace dirvelo, perché ci sono già passato io. E quindi magari mi piace farvelo sapere, ecco. Quindi non prendetela male se vi do dei consigli. Allora, qui per esempio, quando andremo a togliere questa copertura qui, abbiamo 1, 2, 3 che sono a incastro, ma il quarto non è incastro, perché ci sono alcuni che tirano e spaccano tutto. Qui invece tipo una forchetta, una forca, guardate, che va sotto questo gommino
quindi quando andrete a togliere, diciamo, lui deve, invece di salire su, bisogna che lo fate scarrellare verso di voi, mentre gli altri tre hanno la pallina che vanno in incastro. Ecco, questo è uno dei consigli. Non prendetela male, ragazzi, eh. Allora, adesso qui noi dobbiamo scaricare anche l'acqua, quindi a me piace sporcare il meno possibile. Vediamo un po' se ci riesco. Io qui adesso farò una bella cosa, ma ovviamente non tutti lo possono fare perché ci vogliono delle attrezzature. Chi ce l'ha lo potrebbe anche fare, nel senso che io per svuotare l'impianto posso svuotare da sotto se magari c'ho un tappo, no? Per esempio il tappo di scarico, per esempio sotto al radiatore, o se c'ho un manicotto basso del motore e faccio cadere l'acqua. Ma se no, io qui ci metto un attrezzo con una pompetta. Potrei staccare questo tubo qua, che questo è il ritorno, e quindi questo tubo qua che staccherò dalla vaschetta lo faccio cadere in un recipiente. Quindi questo è un metodo che si potrebbe fare in qualsiasi tipo di macchina. Bisogna avere però l'attrezzatura, che l'attrezzatura ve la faccio vedere. Allora, è questa qui, no? Che questa qui non è che serve per scaricare l'acqua, serve per quando una macchina ha una perdita di acqua e uno dice: mamma mia, in modo sta perdita che non si vede niente. Allora si mette l'impianto sotto pressione, quindi si pompa, qui c'è un bel gonfietto, si porta nella zona rossa qui, quindi dopo 1,5 bar, ma anche oltre, ecco. Quindi non so, qui noi abbiamo un Volkswagen, andiamo a prendere il tappo Volkswagen, Porsche, Volkswagen, gruppo, vabbè, fa anche Seat, cioè per questo qui, tanto la vaschetta, ce l'ha per esempio anche la Seat. Quindi io cosa faccio? Metto questo pompante qua, c'è questo tappo qui, poi ci metto la sua pompetta sopra, pompo e l'acqua viene fuori da sto tubo e diciamo che riesco a recuperarla quasi tutta, quasi tutta. E questa qui per esempio è una cosa molto comoda, però ripeto, questo qui serve per le perdite. Adesso andiamo su e vi voglio fare un'altra, vi voglio dire un'altra raccomandazione più che altro. Allora, la raccomandazione sarebbe, lo dico per il cliente, ma lo dico anche per il meccanico, per il gommista, perché non tutti lo fanno, io ne vedo. Allora, quando siamo in presenza di un bullone antifurto, quindi che ci vuole la sua chiavettina, è preferibile questo qua allentare e stringere sempre a mano. Infatti guardate che lento, io questo qua l'ho allentato da per terra, ok? Quando io adesso lo vado a stringere, a parte che io uso sempre la chiave dinamometrica, quindi li metto a 10 kg perché sono dei cerchi in lega, se fosse stato in ferro l'avrei messa a 11, un po' di più. Ma fate attenzione, quando portate la macchina dal meccanico o la macchina dal gommista, assicuratevi che il bullone antifurto lo svitano a mano e lo avvitano a mano, perché è un attimo e si rompe la chiave. Io ho visto con i miei occhi un ragazzo con un BMW, praticamente aveva due chiavi, una era tranciata a metà, c'erano due pezzi, perché erano talmente stretti forte che lui è andato a svitare, si è spezzata la chiave. E quando il bullone è dentro e non viene via, c'è da piangere, ragazzi, c'è da piangere, perché chi è che mi va a togliere qua? E allora io vi do il consiglio: quando portate la macchina, rassicuratevi col meccanico che non utilizzano la pistola né per svitare né per avvitare. Lo so che sono ripetitivo, però è la verità. Allora, vedete, come dicevo prima, io l'ho già allentata per terra, quindi adesso posso andare con la pistola, è lento. Ecco qua, gli altri sono stretti, ma posso svitarli con la pistola. Avvitare no, ma svitare sì. Purtroppo con i bulloni delle ruote, ragazzi, non si scherza, si fanno dei danni che non immaginate.
Allora. Allora, via qua. Tolta la ruota, dovremo andare a togliere, vabbè, sia la plastica qui, che adesso la tiro via dopo, ma ci libereremo della copertura sotto il motore. Normalmente i bulloni qua dietro qui sono sempre diversi da quelli dell'anteriore. Infatti dietro qui abbiamo da 30, il resto da 25, se non sono stati cambiati, perché se li hanno cambiati ci si rimane fregati. Allora, quindi andremo a svitare questi tre dietro che sono più grandi, ma sono proprio fatti diversi e hanno proprio una filettatura, mentre gli altri sono autofilettati, diciamo, per intenderci. Molto comodo il trapanino, ragazzi. Questo qui lo uso spesso per le plastiche. Allora, andiamo a togliere anche questo. Allora, queste macchine qui, Golf, Passat, Audi, che hanno questi tipi di trapezi qui. Allora, mi era caduta una vitina. Dove è andata a finire? Vabbè, la troveremo. Quando meno ce l'aspettiamo salta fuori. Vabbè, poggiamo qua. Eccola, trovata. Hanno questi bracci dietro che si disfano con niente. Adesso vi faccio vedere. Prendiamo un cacciavite grande. Allora, guardate qua. Innanzitutto questo qui è un sealed block. E ovviamente ne ha due. Anche le Polo queste qua ce l'hanno, ma si rompono solo a guardarle. Questo qua già gliel'ho fatto una volta, a parte il fatto che gli misi anche proprio tutti i trapezzi nuovi. Allora, guardate che movimento fa qua dentro questo sealant block. Allora, ovviamente, guardate la ruota. Adesso l'effetto è poco, ma vi posso garantire che con la gomma si vede molto, è molto evidente che la gomma fa avanti e indietro, avanti e indietro. Uguale anche di qua. Guardate qua, è disfatto. I sintomi di questi sealant block: praticamente ogni volta che frenate, accelerate, la ruota va avanti e indietro, praticamente fa quello che vuole lei. Ecco, forse con la ruota montata, guardate l'effetto. Quindi qua ci sarebbe da sostituire questo sealant block qui, che si riesce a cambiare anche solo lui, quindi svitando queste tre viti, questi tre bulloni. Poi dopo lui dentro qui è innestata a pressione, è una cavolata. Anche questo qui è rotto, guardate, c'è tutta la gomma fuori. Questo qui è quella che frena la corsa del cambio, cioè del motore, scusate. Guardate qua, è una cosa orrenda. Cioè questo qui quando accelera e frena sto motore qui è sempre in movimento, vibra tutto, e con le vibrazioni vengono fuori tutte le perdite possibili e immaginabili. Vabbè, questa macchina qui ha un bel po' di chilometri, questa cuffietta qui è rotta, poi magari gliela cambia anche. E ricordate, no? In un video vi ho fatto vedere, nel video della frizione della punta, ho fatto vedere come si cambiano le cuffiette delle testine, che le trovate nella seconda parte del cambio della frizione della punta 188. E vabbè, nella prima parte, nel finale della prima parte, se non erro. Va bene, andiamo. Io che ho sto vizio di chiacchierare tantissimo, poi dopo mi vengono i video lunghissimi. Guardate, allora qui il tappo di scarico sotto il radiatore non ce l'ho, quindi io faccio quell'operazione lì per scaricare l'acqua, prova a pompare da sopra e via. Intanto io sto buttando un occhio perché qui, vabbè, c'è da smontare un po' di roba. Visto che questa plastica qui la dobbiamo cavar via, ci sono altre due vitine qua sotto qui che andremo a togliere subito. Allora, una è questa e l'altra
L'altra non è questa, vedete, l'hanno cambiata. È un po' più piccola, quindi potrebbe essere un 20. 20, vediamo. Esatto. Bene, bene. Qui c'è da divertirsi, ma veramente non nel senso brutto, nel senso positivo. Qui anche qui faremo la distribuzione senza attrezzatura. Così vi faccio vedere come si fa. Non perché non ce l'ho, eh. ce l'ho. Ce l'ho e poi vi dirò di più, non ce l'ho neanche qui. Ce l'ho a casa. E non vi posso neanche far vedere come viene usata, ma è una cavolata. Se sapevo la portavo, così vi facevo vedere. Allora abbiamo detto che questo qui lo svuotiamo così. Allora, ops, ecco, guardate, qui c'è già la prima sorpresa. Praticamente il beccuccio della vaschetta dell'acqua è rotto. Ecco, meno male che l'ho aperto io. Questo qui poteva spruzzare via con le alte temperature, quindi quando la macchina era calda, e qui veniva fuori un bel paciugo. C'era anche il rischio che si poteva bruciare la guarnizione della testa. Adesso qui bisogna vedere come fare. Qui ci vuole una vaschetta nuova, altro che. E vi dirò di più, visto che la devo smontare, quasi quasi gliela compro nuova. Adesso avviseremo il cliente, perché una vaschetta così non può stare. Ok, andiamo di recuperare la plastichina qua dentro, così non cadono i pezzettini di plastica all'interno. Nel frattempo ho tirato via la sua vaschetta, che è tenuta da due vitine con la testa Torex 25 e il tubo sotto, che è questo qui. Così nel frattempo ho anche preso il numero categorico per ordinarla. Poi ho smontato il bulloncino da 6, che è praticamente, tiene fermo qui il bocchettone per il liquido tergivetro. Poi andrò a cavar via quest'altra staffettina qui, che questa qui è collegata sul telaio e poi sul supporto del motore, che io smonterò, perché bisogna smontarlo per andare a fare la distribuzione. Ecco, guardate, dovremmo andare a togliere questo supporto qui, ma prima di togliere il supporto, perché come ben sapete, quando andremo a togliere il supporto il motore cadrà giù. Allora adesso vado su, tiro via prima la cinghia dei servizi, tireremo via la puleggia dell'albero motore, poi dopo la abbasseremo e poi solo alla fine potrò togliere il supporto.
Nel frattempo potremo anche sbirciare qui nella distribuzione. Allora, dov'è l'altra ferratina qua giù? Potremmo sbirciare qui dentro, che per togliere questa copertura avevamo una clip qui e un'altra qui laterale che è rimasta lì, che è proprio così. Ce n'era anche una qua su che l'avevo già staccata, però già così incominciamo a vedere qualcosina. Guardate la distribuzione, che poi tra l'altro sta macchina qui, giustamente con i chilometri che ha, è stata già fatta, perché si vedono i segnetti della volta scorsa, guardate, che però non gliel'ho fatta io, questa qui gliel'ha fatto qualcun altro, e infatti anche loro hanno segnato col pennarello. Allora, alzato la macchina, andremo a staccare la cinghia dei servizi. Io utilizzo una 16 abbastanza lunga, che è comodissima a differenza di quelle piccole, e andremo ad agire sul tenditore. Quindi metto sulla chiave, spingo di là e prendo via la cinghia, perché questa qui, giustamente, come abbiamo visto prima, ce n'abbiamo nuova e quindi la metteremo nuova. Mettiamo qua a terra. Intanto questa è l'acqua che sono riuscito a recuperare, più di tanto non ne veniva fuori, quindi il resto cadrà quando tireremo via la pompa dell'acqua. E qui vi dirò di più, il tenditore vedo che è proprio davanti al carter, quindi dovremo andare a staccare anche il tenditore, che non si vedono, ma ci sono due bulloncini di 13, eccolo là, adesso che sposto si vede, c'è un bulloncino di 13 qua. Quindi io cosa faccio per tenere fermo così il tenditore? Metterò dentro un suo gancino, più che altro non è proprio un gancino, ma sono, non so se qualcuno è pratico di queste cose, praticamente quando ti danno il tenditore dentro c'è inserito uno di questi, proprio perché il tenditore ti rimane in tiro, che ti dà modo di mettere sulla cinghia, poi dopo sfili via questo e il tenditore va diciamo in posizione di lavoro. Quindi io adesso dovrò andare a mettere il tenditore, questo pezzettino qua, nel buco, e così il tenditore mi rimane tirato, che vi faccio vedere dopo, una volta che ho tirato giù il tenditore, di cosa sto parlando, perché sì, non è proprio chiarissimo quello che sto dicendo, ma vi posso garantire che una volta che ce l'ho per terra, dopo capirete di cosa sto parlando. Vediamo un po' se riesco a infilare nel buco. Ecco qua. Bene, è nel buco, vi faccio vedere dopo. Intanto il tenditore è rimasto tutto a zero. E adesso prenderemo queste chiavi qui particolari, sono stellari, che le utilizzano maggiormente le Audi Volkswagen. Io ho una cassettina che è qua. Queste sono tutte le varie cassettine di varie attrezzature che ho. Queste qua ci sono proprio le chiavi che io adesso ho bisogno. Adesso ve le faccio vedere. Poi qui ho delle altre chiavi, altre attrezzature. Vabbè, non voglio perdere tempo. E andremo a svitare quei buloncini lì, che secondo me sono un M10. Proviamo. Esatto. Adesso qui io sviterò tranquillamente la puleggia, perché questa qui, a differenza delle altre macchine, non ha nessun tipo di fase, oppure c'ha tutte quelle menate strane. Questa qui è proprio una cosa semplicissima. Mamma mia, mi è venuto l'affanno, ma che? Sto invecchiando. Poggio qua, che è così,
che non abbiamo più bisogno, e andremo a svitare subito la puleggia, che dopo la puleggia ha un suo punto obbligato, non si può sbagliare in fase di montaggio. E adesso vi faccio anche vedere. Ecco qua, guardate, c'è un buco qui di centraggio. Tirata via la puleggia, andremo a svitare questi bulloncini che vediamo, che sono con la chiave da 10 che tengono fermo il carter, ma il carter non è solo questo, continua su in alto, e come dicevo prima, se non tiriamo via il tenditore, il carter non lo togliamo. Quindi adesso io vado a svitare i bulloni che vedo, poi abbasso la macchina, metterò il crick qua sotto la coppa dell'olio, stacco il supporto, stacco l'altro bulloncino del tenditore. Ecco, incominciamo a fare un po' di spazio, però già qui vedete, vediamo già i punti, gli organi principali, il cuore. No, il cuore no, dai, è troppo. Però questo qui è un organo abbastanza principale ed importante. Ritornando ai segni che vedevamo sopra, ne vediamo anche uno qua, vedete? Qui è stato fatto un segno col pennarello che molto probabilmente dentro corrisponde a un altro segno che è stato fatto, ecco. Nel frattempo vi aggiorno che poi faremo dopo, cambieremo anche le pastiglie dei freni, perché ho avuto il via. Per quanto riguarda il sealant block invece, li cambieremo la prossima volta. E niente, andiamo giù con la macchina. Allora, questi bulloncini da 6 sono tutti uguali, se ricordo bene. Allora, per adesso sono 2. Allora, smontiamo anche il terzo. E anche il quarto. Ecco qua. E poi andremo a svitare questo di 13 del tenditore. Che mi viene comodo da qui. Abbassata la vettura, vado a posizionare il crick sotto la coppa dell'olio. Cerchiamo di prendere proprio in corrispondenza. Potrei stare anche tra il cambio motore, così io dopo ho tutto il tempo, anzi ho tutto lo spazio per metterci sotto una bacinella da recuperare l'acqua, in modo che non va buttata per terra. Questa qua dopo io la infilo lì, per adesso la lascio lì. Allora, clicca sotto, adesso andremo a svitare i bulloncini del supporto. Questo tubo qui un po' in mezzo, mi farebbe comodo se non ci fosse, però c'è. E vado a togliere anche questi bulloncini di 6 intendo con la chiave da 10, che mantiene fermo il supporto, il filtro del gasolio sopra il supporto. Quindi c'è un dadino qui, un bulloncino qua, scusate, un dadino dentro, il dadino c'era, è dentro, ok. E lo prendiamo con la calamita, eccolo qua, bulloncino, dadino, e poi ce n'è un altro di qua, ecco qua. Questi tre qua tengono fermi il filtro del gasolio.
mettiamo qua. Benissimo. Sì, non è che va tanto in là, però ci aiuta un po' a fare un po' di spazio. Questo tubo qui dell'acqua magari lo metto in una posizione che non mi dà noia. Ecco, guardate, così non si muove, anzi, così non dà fastidio. E adesso andremo a svitare che abbiamo, secondo me, se ricordo bene, sono due da 16 e due da 18. Quindi useremo un prolungo medio 16 e 18. Vediamo, 16. Diciotto, esatto. Alziamo un po'. Allora, fa un po' di resistenza, quindi ci tiriamo il motore. Anche questo è un po' in mezzo. Vediamo di imboscarlo qua dentro. Ecco, così. Allora, uno da 18, l'altro pure, che sono uguali. E poi in teoria. Allora, facciamo una cosa. Vediamo di recuperare anche gli altri due bulloncini. Così non ci cadono. E qui sono uguali tutte e due come lunghezza, ma su uno dei due bulloncini da 16 ci abbiamo questo filetto qua da 6, perché c'era il dadino del supporto del gasolio che ho appena svitato. Questi li mettiamo qua, le chiavi a bussola, cerchiamo di fare un po' di ordine prima che ci invasiamo qui con le chiavi che non servono più, le teniamo un po' lontane. Supporto del motore, eccolo qua, appoggiamo qua giù e adesso qui dall'alto vedo l'altro bulloncino di 13 del tenditore che andrò a togliere e vi faccio vedere di cosa parlavo prima quando ho portato a zero il tenditore per metterci il ferretto dentro. Ok, questo è il bulloncino che ho tolto, quindi qua il tenditore non viene via da qua. Vediamo, forse alzando un po' il motore esce da qui, vediamo se esce da così, se no sì, esce, eccolo qua. Allora, questo è il tenditore, il ferrettino che ho messo è qua dentro, vediamo un po', vi faccio capire un po' meglio. Quindi lo mettiamo nella morsa, ok. Quindi facciamo finta che adesso è imbullonato sul carter del motore. Quindi io cosa ho fatto? Da sotto ho spinto e ho messo dentro il suo fermo. Guardate. Quindi quando io lo mollo così mi porta la cinghia in tensione. Quando dobbiamo andare a togliere la cinghia, io spingo di là e metto il suo ferretto che passa nel buco fino a oltrepassare e entrare nell'altro, vedete, così lui mi rimane in questa posizione che io ho, come dicevo prima, ho tempo di montare la cinghia, tirare e togliere il fermo. Chi lo fa da sotto può usare la chiave qua, chi lo fa da sopra la chiave la può mettere qui, è uguale, vedete, dipende uno in quel momento lì dove sta lavorando. Io lavoravo da sotto e ho utilizzato lì. Questo lo riponiamo qui e poi lo monteremo quando arriveremo alla fine.
Adesso qui dobbiamo andare a svitare. Abbiamo qui, me ne ero dimenticato, però c'è la piastra del supporto, giustamente. Dovremo andare a togliere questa staffa qui del supporto, che è tenuta da, in teoria, tre bulloncini di 16, che ne abbiamo uno qua dentro qui, in corrispondenza di questo buco, e l'altro ce l'abbiamo qui sotto qui, e un altro qua, che magari abbassando il motore lo vediamo. Quindi abbasso un po' il motore, poi prendo questa chiave, questa qua di 16, vediamo se si vede. Sì, adesso lo vedo. Quindi andiamo a svitare questo qua che è sotto. Qui ci stava anche la pistola, però eccolo qua. E mettiamo qua anche questo. Adesso invece riportiamo sul motore e ne abbiamo uno dentro. Vediamo un po' con lo specchietto cosa ci dice, se ci aiuta lo specchietto, perché ho visto qualcosa. Sì, vabbè, è fatto sia esagonale, e sono all'interno è stellato, quindi ci potrei andare a mettere anche una chiave stellata, però secondo me è migliore questo da 16. Questo qua invece, quest'altro qui fuori è un po', ma poco, un poco più brigoso, ma ce la faremo lo stesso. Quindi io cosa faccio? Provo a inserire dentro, eccolo, questo trapanino a vita svita trasversale. Vediamo se ce la faccio. Ok, questo secondo me ce l'ho fatta. Adesso si trattiene perché c'è ancora l'altro inserito dentro. Portiamo più sul motore perché non ci entrava. Ecco qua, adesso c'è entrato. Allora, sembrerebbe che adesso ecco, se riesco a togliere prima sti bulloni, quindi ce n'è questo qui, e dove si è andato a finire? Eccolo qua, è abbastanza lungo, è dalla testa di 16, come dicevo prima, è in mezzo, è a stella, mentre l'altro no, quello che abbiamo tolto sotto, e molto probabilmente questo qui ha della stessa lunghezza. Vediamo, sì, sono uguali. E adesso andremo a togliere questa staffa, forse magari spingendo un motore un po' più in qua, vediamo. È un po' così. Anche qui mi ci vorrebbe adesso una mano. Proviamo a tirare giù un po' il motore, magari si muove di più. Mica semplice. Chi è che spinge, ragazzi? Mannaggia. Ok. Ah, ma ce la faremo. Mai mollare. Mai mollare. La faremo? Non lo so. Tiriamo su. Vabbè. Ce la faremo? Chi lo sa.
ce la faremo se magari c'è qualcuno che tira qui. Allora, non vi nascondo che per un attimo ho spento la telecamera perché non veniva fuori. Lo sapete che sono da solo qui in azienda, cioè almeno qui in officina. Volendo sì, io quando ho bisogno chiamo qualcuno e mi viene sempre a dare una mano qualcuno. Però in questo caso ho voluto fare da solo, come sempre, come tutte le cose, ma alla fine ce l'ho fatta. Ho dovuto un po' tribolare perché non mi bastava solo alzare il motore, ma dovevo anche tirarmelo verso di me. Alla fine io ho solo due mani, quindi o alzavo il crick, o tiravo il motore, o tiravo via la piastra. Diciamo che vabbè, alla fine ce l'ho fatta. A questo punto direi che c'è rimasto ben poco. Abbiamo qui l'ultimo bulloncino con la chiave da 10 che andremo a togliere con questa chiave qui. Questo è un po' lunghino, facciamo una cosa. Visto che ci stiamo e visto che abbiamo le attrezzature, le usiamo. Usiamo questo trapanino piccolo, anche questo che svita. Allora, questa però è troppo lunga. Ne prendiamo uno un po' più corto. Quindi con la chiave da 10. Ecco qua. Così facciamo prima. Lo mettiamo insieme agli altri che erano tutti uguali e penso che infatti era l'ultimo, guardate, quindi da sotto abbiamo tolto questi quattro e poi ci rimaneva l'ultimo qua sopra qui. E vabbè, questo qui è un po' piegato, lo portiamo nella sua posizione. Appoggiamo qua, adesso cosa facciamo? Mettiamo, innanzitutto ci andiamo a cercare il punto di fase. Mannaggia che non ho l'attrezzatura. Allora facciamo una cosa, visto che poi sto video qua io poi lo monterò con calma. Quindi ho il tempo, quando vado a casa stasera, di prendere fuori l'attrezzo e vi faccio vedere poi dopo in un altro video come andava posizionato. Praticamente l'attrezzo va posizionato in questo buco qua, non so se vedete. Adesso faccio un'altra ripresa. Allora, con l'attrezzatura va posizionato proprio in corrispondenza qua sui denti e dietro c'è uno spinotto che va in questo buco qua, ok? E ovviamente bisogna portare il motore in fase. Dove è stato qui contrassegnato con il pennello bianco? Proprio qui ha una scanalatura e ce l'ha solo su questo dente qua, gli altri non ce l'hanno. Questa scanalatura qui si deve trovare più o meno in corrispondenza di questo buco qui, ma ci si aiuta con quell'attrezzo che adesso non ho qui con me. Però vi ripeto, qui si può fare tranquillamente col pennarello come hanno già fatto, però io vi voglio solo far vedere, purtroppo non ce l'ho con me e ve lo farò vedere in un video. Praticamente una volta montato l'attrezzo che è qua sopra qui, che combaciano nei denti, l'attrezzo si ferma nel buco, come ho detto prima,
e qua davanti si troverà questa tacca qui con la freccia che corrisponde sull'attrezzatura. Non so, mi sono spiegato un po' male perché non sono bravo a spiegare, però è così. Una volta messi in fase sotto, poi solo dopo avremo i punti di fase che sono in corrispondenza dei buchi che abbiamo qui nelle pulegge. Ok, adesso io metterò in fase il motore e poi vi faccio vedere i buchi dove che si trovano. Per trovare il punto di fase, ovviamente bisogna andare a girare l'albero motore. Lì il bullone dell'albero motore non è esagonale, ma è fatto stellare dentro. Visto che per mia comodità che si vede, io adesso vado a contrassegnare il segno già dove è stato contrassegnato in precedenza. Lo vado a calcare in modo che lo vediamo. E sia più evidente, ecco, anche perché sappiamo che noi da qui dobbiamo portarlo a ore 12 e poi dopo sopra dovremmo andare a mettere andare a vedere più che altro se si trova le due pulegge in fase. Quindi io girando il motore in senso orario vado a metterlo più o meno lì in quella. Anzi, vi dirò di più, guardate loro dove l'hanno fatto prima in precedenza. Ne hanno fatto un altro qua sotto qua, con questo. Quindi anch'io potrei fare così. Cioè io calco quello che hanno già fatto loro. Quindi questo qua, che si trova qua. Guardate, di sicuro qui, infatti, corrisponde proprio questo dente qui. Magari spostiamo un po' più indietro la cinghia, così vi faccio vedere bene. Ecco qua. Ok. Guardate, si trova proprio su questo dente qui, quindi loro perciò hanno fatto il segno lì, perché si trova proprio questo dente qua. Io me lo posso segnare per assurdo anche qua davanti. E in corrispondenza con questo. Quindi me lo posso segnare anche qui. Uguale anche qua. Quindi me lo posso segnare qua dietro, che è in corrispondenza con questo qui che hanno fatto loro. Uguale anche qua davanti me lo posso segnare, perché no? Perché io così, quando vado a girare il motore, io vedo i punti di fase. Sono lì, molto evidente. Adesso smonteremo insieme il tenditore, tireremo via la cinghia. E poi direi che sono le 12:30 e andiamo a mangiare. Allora, bulloncino tolto. Ecco qua, tenditore indietro. E vi dirò di più, questo qua è talmente bella precisa sta cinghia che dopo ci farà dannare per metterla, ma direi che non c'è assolutamente problema. Ecco qua. E anche questa cinghia qui hanno adoperato una Daico, quindi l'altra volta hanno montato una Daico, vedete? Allora, buttiamo lì in terra. Qui prendiamo via il suo cuscinetto che c'ha il punto fisso lì. Ho già visto. Guardate, quello che vi dicevo prima. Punto fisso, c'è proprio il buco qui in alto, quindi va posizionato così. Non si può sbagliare.
Allora, con la 13, andremo a smontare il cuscinetto qui in basso, che è bloccato da un dadino da 13. Eccolo qua. Ricordate che nella confezione c'era? Allora, andiamo a vedere. È uguale. Sì, direi che è uguale. Ok. Sono i bulloni che dovremmo andare a cambiare. Allora, questo è quello vecchio e lo mettiamo già da una parte, così non ci dà noia. Adesso andremo a svitare quest'altro cuscinetto. Questo invece c'ha un bullone da 16. Una cosa, anche qui adopereremo questo svitatore. Okay. Questo qui si vede dal colore, ma magari anche annusando si capisce che c'era della loctite sopra. Giustamente che sia così. Allora, che sarebbe questo qua, il nuovo, guardate. Quindi andremo a misurare anche, vedere le misure di questo cuscinetto, ma direi che è lui. Quindi anche questo metteremo qua a terra. Qui avevamo il dado, quello vecchio. Adesso scusate. Allora, in teoria adesso dovrei andare a svitare questo prigioniero e l'altro lì in basso che ho i nuovi lì. Ma prima di andare a svitare loro, cosa faccio? Porto su, torno un po' più su, che mi vedo meglio. Poi vado a svitare i quattro bulloncini della pompa dell'acqua. Vediamo un po' di se riesco ad usare questo trapanino qua piccolino, oppure magari mettendoci una prolunghina corta. Vediamo, se ce la faccio. Forse questo qua in alto, sì. Allora, il primo è venuto via. Anche questi qua, volendo, è consigliabile metterci la loctite anche in questi qua della pompa dell'acqua. Niente, il prolunghino non ci sta, troppo lungo. Andiamo di qua. Ok, anche questo è venuto. Andiamo a prepararci sotto. Questo contenitore, perché cadrà sicuro dell'acqua. Andiamo a togliere il terzo bulloncino. Questo qui ci arrivo un po' male, ci arrivo. Metto anche il terzo. E direi che dopo il terzo ci fermiamo, perché adesso la pompa è un po', vi faccio vedere com'è in anteprima,
essendo che c'è un OR all'interno, giustamente fa sia la tenuta, ma in questo caso trattiene dentro, quindi bisognerebbe prendere la pompa, farla muovere un po', così, un po' destra e sinistra, per farla venire via, ma non è così semplice, perché è lì da un po' e quindi si è, diciamo, attentato a fare un po' corpo unico con il monoblocco. Quindi bisognerebbe andare a prendere un angolino per farla smuovere da lì. Vediamo un po', ecco, guardate, forse sono fortunato, viene via subito. Ok, direi che ha funzionato subito, è stata brava, neanche l'ho toccata che è già lì che è venuta via. Ecco, guarda, adesso faccio sgocciolare, ma appena si è fermato di venire giù l'acqua, abbasso il motore così ne viene fuori ulteriormente e dopo aver cavato via la pompa dell'acqua pulisco bene 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 dentro con la carta fine, poi asciugo, gli do dello sgrassante e dopo qui ci metterò del grasso o anche un po' di olio, perché no, in modo che quando io vado dentro con la pompa il gommino non fa resistenza ma va dentro bello a dovere. Però io qua ci metto del grasso senza silicone, quindi qua non ci va niente, basta che lì sul monoblocco è bello pulito e direi che problemi non ne abbiamo, non deve perdere. Ecco qua, anche la pompa dell'acqua è venuta via. Che marca è questa? Questa è una Valeo, ho intravisto, è una Valeo. Mettiamo qua, c'è ancora dell'acqua, allora io cosa faccio? Abbasso il motore, così ne viene più, ne viene giù di più. Allora, nel frattempo che qui sgocciola, io mi vado a cavare via i due prigionieri che con due bulloncini da, con due dadine da 13, scusate, li metto sopra, li blocco tra di loro, quindi tra loro due. Ok, dopo che l'ho stretto, non tanto, però bisogna stringere tra di loro, si prende dalla parte dietro e si gira così, dalla parte dietro intendo dal dado che è dalla parte interna, e lo porto a svitare, così facendo si svita il prigioniere, che ovviamente fa un po' di resistenza perché c'è la Loctite dentro. Una volta cavato via, magari gli do una soffiata nel buco prima di mettere il nuovo. Allora, che è questo qui, perché non sono uguali, vedete, ce n'è uno più corto e uno un po' più lungo, noi abbiamo questo più lungo. Per mettere il nuovo lo stesso procedimento, quindi riutilizzo i due dadini. Ok, quindi uno e una due, stringo i due dadi, ecco qua,
ci metto un po' di loctite qua davanti e blocco. Uguale anche con l'altro, anche se l'altro c'è già di origine una loctite apposta che ci danno loro, un freno a filetto comune. Ragazzi, cambiamento in corso, colpo di scena. Sto andando a casa a prendere l'attrezzatura. Non posso fare un video così. Allora, l'ho già fatto con la mia macchina. Se voi andate a vedere nei miei video, ho fatto la distribuzione della mia macchina senza attrezzatura, perché veramente lì l'avevo prestato un mio amico, che tra l'altro me l'ha anche rotto. Adesso poi vi faccio vedere. Nel frattempo qui non potevo far vedere che l'ho prestato un'altra volta e che ce l'ho a casa, e noi l'andiamo a prendere. Allora, siamo arrivati a casa. Questo è il mio garage. Adesso entriamo a prendere le attrezzature. E io me la sto ridendo da quando sono partito dall'azienda. Vabbè, vi faccio vedere, perché non voglio che magari non mi crediate. Allora, innanzitutto, ragazzi, è una settimana che ho un topo in garage e non riesco a prenderlo. Anzi, sembrerebbe che non c'è. Allora, è andato via perché ci sono delle noccioline per terra e non le mangio, quindi secondo me è andato via. E ho una trappola anche di qua, a parte il casino che ho, una trappola anche di qua, che praticamente se lui sale qui sopra qui per venire a mangiare la cioccolata, appena mette il piede qua sopra, ruzzola giù e va nel secchio. Vabbè, dai, prendiamo sta attrezzatura, perché sennò qui ragazzi sto ridendo come un matto. Allora, questa è l'attrezzatura, la mia famosa attrezzatura. Qui invece c'è un'altra attrezzatura qua dentro, che dovrebbe essere per la fiesta. C'è per la fiesta e per la Opel Meriva. Questo qui è artigianale, questo è fatto artigianale. Opel Meriva, invece questo qui è per la fiesta. Questo invece è per tirare un tenditore. Basta tante chiacchiere che faccio. Allora, a me serviva questo qua. Andiamo, così vi faccio vedere anche come funziona. Rieccoci. E dopo il colpo di scena, che sono dovuto andare a casa a prendere l'attrezzatura, intanto io mi sono montato la pompa dell'acqua, due cuscinetti, il terzo è qua, e è arrivato il momento di aprire il mio attrezzo, che questo qui, non so se vi ricordate che me l'avevano rotto, e vabbè, io l'ho incollato. Noi utilizzeremo molto probabilmente questo e non quello, perché hanno due punti di fase diversi, ma quello che interessa a noi è questo, per un semplice motivo. Adesso provo a farvi vedere. Allora, questi qua tutti e due vanno sull'albero motore, ok, entrambi, ma differente macchine. Io c'ho qui, non so se vedete, c'è la freccia qua sopra qui, che invece di essere in corrispondenza del dente, guardate, è in mezzo ai due denti, ok, mentre questo qua è la freccia è sul dente. Non so se voi vedete, spero di sì, se no viene fuori un brutto lavoro qua, un brutto video. Allora, quindi io su questa macchina qua non ho la freccia sul dente, ma ce l'ho in mezzo, quindi questo qua lo rimettiamo qua dentro, ok. E vabbè, questi qua sono quelli che vanno dentro le pulegge, li mettiamo dopo. Vi volevo far vedere anche quello che parlavamo stamattina, non lo vedete perché sono andato su con il motore. Allora, ritorniamo giù col motore, ok, e andiamo. Ah, si vede tutto, che bello. Allora, come vi dicevo, nel buco lì ci deve andare questo grano, questo spinottino deve andare in quel buco lì, ma mentre va in quel buco lì calzano anche tutti i denti sulla puleggia, e si deve trovare questa freccia qui in corrispondenza di quello lì.
Quindi, ecco fatto. Infatti, allora si è spostato innanzitutto perché si è spostato. Infatti, il segno che io mi ero fatto qua, con questo qua, non corrisponde più. Si è spostata di mezzo dente. Infatti, adesso io l'albero motore me lo devo girare là, che si troverà questo segno qua, ma più che altro mi va dentro questo qua, perché non è dentro. Quindi proviamo a girare un po' l'albero motore. Secondo me qua va bene. Ecco qua. Vedete? È andato dentro. Quindi adesso il motore è a punto morto superiore ed è in fase. E infatti mi corrisponde anche l'attacco che avevo contrassegnato adesso io, ma era già stato contrassegnato dal cambio della cinghia precedente. Ok? Non so se vedete, ma io spero proprio di sì. Ok. Allora, invece per quanto riguarda questi qua, andiamo a infilarli dentro. In teoria dovrebbero andare tutti quanti, cioè tutta la testa deve entrare dentro. Eccolo qua, guardate. Ho fatto la prova a muovermi un po' con la puleggia, quindi facciamo finta che io vada avanti. L'attrezzo non va dentro perché non c'è più il foro. Quindi appena io torno un po' indietro, ecco qua, è andato dentro, quindi infatti corrisponde con il pennarello che abbiamo fatto prima. Proviamo anche con quest'altro. Quindi qua andiamo a cercare il buco, andiamo a muovere. La faccio? Ecco qua, vedete? A questo punto, infatti corrisponde anche da quest'altra parte, io con tutte e due i perni dentro, guardate, va un bel po' dentro, quindi io adesso sono non sicuro, di più, strasicuro, che la macchina, il motore, è in fase, quindi possiamo andare su con la cinghia. Quindi magari mi riporto su un po' il motore, così vado un po' meglio. Prendiamo la sua cinghia nuova. La cinghia non ha le frecce, alcune hanno delle frecce che indicano il senso di rotazione. In questo caso non abbiamo le frecce, sono sicuro, perché non le ho mai viste su queste qua. Quindi va montata con le scritte che si leggono. Così, ok? Non così. Così, vuole così. Allora, anche qua mi servirebbe una mano, ma sono da solo e facciamo senza. Allora, lì giù ci siamo. Facciamo passare sul cuscinetto. Qui passo sulla pompa dell'acqua. E intanto è scappato giù. Vabbè, è scappato giù. No, 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 no. Ma ce la faremo, eh. L'abbiamo sempre fatto. Ok, ripartiamo. Allora, è preferibile quando si va su con la cinghia di tenere la parte più tesa alla parte opposta dove è il cuscinetto che tira, quindi il cuscinetto che tira è di là, quindi noi calziamo prima da questa parte, quindi dove sono i cuscinetti fissi, poi saliamo su, facciamo tutto il giro fino ad arrivare a lui. Ok? Perché adesso io in questo caso, io la cinghia di qua ce l'ho in tensione. Ok? E infatti è in tensione. Quindi io adesso faccio calzare anche qua sopra qui e per ultimo provo a infilare questo. Voi dite perché per ultimo questo?
perché questo qui c'è il bordino, non so se lo vedete. Se io vado a mettere dentro il cuscinetto, dopo la cinghia qua sopra qui non calza più, quindi io dovrò mettere il cuscinetto con la cinghia sopra. E anche qui ce la faremo. Anzi, ce la dobbiamo fare. Infiliamo il buco. Se è il caso, io me la tiro anche fuori. A questo punto io mi devo tutto giostrare per far entrare tutto dentro. Anzi, sapete cosa vi dico? Metto prima il cuscinetto, che mi vedo meglio. Il cuscinetto, vi ricordate che c'aveva quella parte dentro qui che deve andare nel buco. Facciamo una cosa che forse è meglio. Allora, metto il cuscinetto, però non lo spingo fin dentro, lo tengo fuori, ok? Le cose poi mi vengono in mente man mano che le faccio. Allora, c'è qualcosa che non quadra. Nel frattempo si è mollato di qua. Quindi, facciamo così, così e così. Vale. Sembra tutto in tensione. Cos'è stato? Allora, dai, per un pelo. Come vi dicevo, se vi ricordate quando l'ho smontata, che vi ho detto è talmente precisa che quando bisogna andare su si suda, ma ce la facciamo. Bisogna essere sempre ottimisti, ragazzi, sempre, in qualsiasi cosa. Ma sta andando, anzi è andato. Adesso è il momento di infilare dentro per ultimo il cuscinetto tenditore. Ovviamente, che ve lo dica fare, il motore in fase. Allora, qui abbiamo il cuscinetto nuovo, il dado nuovo e quello vecchio. Ovviamente, montiamo il nuovo. Ed è una misura strana. Sembrerebbe 15. Ma è possibile? 15. Eh sì, è proprio 15. Vabbè, è 15. Ok, adesso andremo a mettere la brugola lì, che secondo me è 6. Esatto, se vi ricordate bene avevamo la freccia di come dovevamo andare, e ahimè non vi posso far vedere mentre tiro la freccia che si muove, oppure ve la faccio vedere con il telefono, perché praticamente capita proprio sotto la puleggia. Vi faccio solo vedere la freccia che gira mentre faccio la tensione. Allora, ho posizionato il telefono sotto, tra il telaio e la distribuzione. Ho infilato dentro qui la chiave. Adesso qui si sfoga tutto, lo so già. Ho posizionato la brugola da 6 e quando io vado a girare nel verso che dice la freccia, giustamente, che vedete anche voi, si dovrebbe andare a spostare questa freccia che abbiamo qui in alto. Guardate, e giustamente io sto guardando attraverso il telefono. Quando siamo, a me non vedo niente perché c'è una lampadina davanti per far vedere voi, ma dopo io me la rifaccio con calma. Però io vi volevo far vedere a voi cosa succede quando vado a tirare questo, e praticamente in questa posizione io vado a bloccare il dado da 15 che è sotto. E una volta bloccato, poi dopo farò i miei 2, anche 4 giri di motore e riproviamo la fase.
aver fatto la tensione, ho tirato via i due spinottini e adesso vado a togliere anche l'altro sull'albero motore. A questo punto farò magari due giri completi. Che sono sufficienti. Allora, siamo quasi arrivati al primo. Allora, uno l'abbiamo fatto. Uno e mezzo. Vediamo di metterlo precisamente dove era prima. Allora, vediamo se ci va l'attrezzo. Perfetto. Ho beccato proprio il buco giusto. Adesso andremo a vedere se si trovano anche questi qua. Vi ricordo che devono entrare tutti dentro, devono toccare proprio le palline contro qui. Questo si trova. Vediamo quest'altro. E anche questo. Bene. Quindi vuol dire che anche stavolta è andato tutto liscio. E vi voglio raccontare se eventualmente, aspettate che voglio controllare per l'ultima volta questo di 15, quell'altro di 13, che poi a fare i video ci vuole un attimo a dimenticarsi qualcosa lento. Questo è stretto e poi c'era quello di 16 che lo facciamo con questo che era qua. Ok, e fin qua ci siamo. Stavo dicendo, vi voglio raccontare se eventualmente non si trovavano uno di questi due spinotti o entrambi, cosa bisognava fare. A quel punto lì bisognava allentare questi tre bulloncini da 13 e anche questi, ok? E calcolate che questo bullone centrale da 18 è quello che è sull'albero a camme, ok? Quello che è nella testata, dove ci sono i bicchierini e le valvole, ok? Mentre la puleggia è stretta sull'albero a camme, è stretta da questi tre bulloncini, quindi per assurdo, no? Vi faccio capire, se noi allentiamo questi tre bulloncini, quindi questo è l'albero, questa è la puleggia, se noi allentiamo i tre bulloncini la puleggia fa così, perché abbiamo questi buchi svasati, ok? E ci dà modo di mettere in fase la macchina se non lo fosse. Quindi ritorniamo indietro, io faccio i giri due magari, sotto mi trovo perfettamente, vado su e non entra questo qua, ok? Questo qua non entra. Allora cosa faccio? Svito i tre bulloncini, muovo l'albero a camme finché non si trova questo qua correttamente in linea con, diciamo, i due buchi. Quando questo qua è dentro, io stringo i tre bulloncini, uguale anche dall'altra parte. Così, diciamo, io ho dato la risposta a quei ragazzi che mi dicono: perché non hai allentato i tre bulloncini? Ecco, io in questo caso ho messo sulla cinghia, ho fatto i giri e io mi trovo come l'ho lasciato, quindi questo qua che va dentro, ok? Questo qui è un po' forzato, ma però ci va, ok? Se per caso non mi entravano questi, allora io allentavo, ma in questo caso non c'è bisogno, quindi io sono già a posto così, quindi vado avanti a chiudere il carter sopra e sotto. Praticamente qui dobbiamo chiudere la macchina e poi dopo riprendiamo l'altro lavoro nel fare il tagliando. E nel frattempo che io sto facendo tutto questo lavoro qua, io ho allentato il filtro dell'olio, così intanto lui sgocciola. Io mi sono portato un bel po' avanti per un semplice motivo, se no altrimenti mi veniva un video abbastanza lungo, però quello che avete visto che io smontavo in effetti è quello che io ho montato.
il supporto, in più c'è soltanto la vaschetta nuova che nel frattempo mi è arrivata, l'ho messa su e gli ho già messo anche l'acqua. E adesso mi è rimasto soltanto da mettere su la puleggia e la cinghia, che lo facciamo insieme. E nel frattempo vado a tirar via il filtro dell'olio, che vi avevo anticipato che io l'avevo allentato, così intanto lui sgocciolava. Dopo alziamo e facciamo il resto. Prenderemo la puleggia, qui ho già stretto tutto, quindi vi ricordo che la puleggia ha un punto obbligato perché c'è un grano qui che bisogna andare a rispettare. Guardate, c'è un buco qui in mezzo agli altri quattro, ecco qua, quindi non si può sbagliare. Abbiamo la sua chiave, mettiamo la pistola che tira piano. E dopo aver stretto così, gli diamo una controllata per star sicuri. Così ci mettiamo un prolunghino piccolo, direi che è perfetta. Ok, questo anche, e direi che sono tutti e quattro così. L'ultimo, perfetto. Adesso metteremo su la cinghia dei servizi. Qui ho preso anche le spazzole Tergi e le pastiglie dei freni anteriori. Allora, la cinghia, vediamo un po' se ci hanno dato quella giusta, SPK 1050, vediamo, esatto, SPK 1050. Allora, questo qui deve andare prima lì sopra, lì sull'alternatore, poi sul clima, poi gli facciamo fare il giro intorno all'abrio motore, esatto, e lì. Ecco fatto, guardate, adesso posso mollare il tenditore, che se vi ricordate o se non avete visto, io gli ho messo il suo ferrettino nel buco e adesso lo vado a togliere. Ok, questo è il suo ferrettino, adesso mollo. E la cinghia è andata in tensione. Bene, 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 bene. E ne approfittiamo che la macchina è su per andare a scaricare l'olio al motore. Alziamo un pochino. Quindi, allora, qua dentro qui, questo è il filtro vecchio, questo qui dobbiamo montare il suo portafiltro, che si è sganciata la molla, e mentre l'olio sgocciola io metto a posto quel filtro. Come sei? Vediamo un po'. Ma sei duro fino alla fine. Allora, duro perché
c'è il silicone dentro sul filetto. È stato messo il silicone per evitare le perdite, per stare tranquilli. Vabbè, olè. Adesso qui, dopo che ha finito di sgocciolare, chiudo, abbasso, che c'è da cambiare il filtro dell'aria, filtro del gasolio e del clima. Ho già inserito dentro il filtro dell'olio, ho messo dentro anche l'olio, ho tirato via il filtro del gasolio e fa tutto rima. Ho tirato via il vecchio filtro, ho aspirato tutto il gasolio che c'era dello sporco in fondo, ho pulito bene tutto il bicchierotto, non ve l'ho fatto vedere sempre per una questione che magari viene fuori un video lunghissimo. Nel frattempo mi sono arrivate anche le spazzole tergi per questa macchina e le pastiglie dei freni anteriore che andremo a cambiare tra un po'. Allora, il filtro del gasolio bisogna fare attenzione perché ha due gommine un po' strane, dopo capirete perché. Allora, andremo a inserire il filtro dell'olio, il filtro del gasolio qui in basso. Mi raccomando ragazzi, massima pulizia qui, eh. Allora, tiriamo fuori le sue due guarnizioni in gomma. Allora, guardate bene, questa gommina qui ha un verso, non si può sbagliare, e la mettiamo qui giù, ok? La gommina invece che andremo a mettere qua sotto, la ungiamo un po' di olio, io quindi la ungeremo, così gli aiutiamo l'ingresso lì nel bicchiere, e per mia comodità lo riempio già di gasolio. Qui c'ho del gasolio pulito, giustamente, e provo a riempire quanto più ce ne sta. Così da evitare di avere una partenza lunga e che magari si scarica l'impianto, e vabbè, per aiutare il motore a fare un avviamento abbastanza rapido. Ci sono di quelli che non ce n'è di bisogno, io ne faccio, che metti un filtro vuoto, fai un po', 2, 3, 4 giri al motore, si riempie subito in un attimo, ma ci sono di quelli che non vanno in moto ma neanche a piangere. Uno a casa, Peugeot e Ford, è la Madonna, sembra che chissà che cosa. Sui Peugeot ancora, perché alcuni motori hanno una pompetta laterale per, appunto, per far riempire il filtro, e lì è un bel aiuto. Tu ci metti il filtro, pompi, hanno una pompetta tipo quelli da barche, e allora stai lì 3 ore a pompare finché non si riempie il filtro, e lì ancora. Ma ci sono dei modelli che non ce l'hanno, e quindi ahimè c'è da morire. Allora, adesso ci prepariamo già le vitine, che erano dei buloncini più che altro, con la testa Torex da 30, quindi ce lo prepariamo già qua, perché adesso, come dicevo poc'anzi, bisogna far rispettare questi due grani qui, e non si può sbagliare, uno va in mezzo e questo grano qui laterale va in questo buco qui, quindi voi dovete far combaciare sia l'ingresso qui dei due grani e assicurarsi che la guarnizione, questo R qua sotto qui, vada giù come si deve. Quindi magari quando andate giù provate a fare un po' così col filtro, cioè non è difficile.
però un po' di accortezza ci vuole. Poi magari quando andremo a stringerlo lo stringiamo a croce. Quindi facendo, diciamo, questa operazione qui a croce dovremo evitare che magari la gommina si pizzica oppure da una parte va più giù. A parte che qui ce ne accorgiamo subito, se va giù il gommino storto, non subito ma dopo un po' fuoriesce il gasolio, e quindi e lì ci accorgiamo che è andato qualcosa storto. Ok, uno, due, tre, quattro e cinque. Bene, questo qui sembra andato. Adesso andremo a svitare il filtro dell'aria. Qui non ci sta, ci mettiamo un prolunghino. Allora, qui dentro qui è anche abbastanza pulito. Intendo lì dove c'è l'alloggio del filtro. Non c'è da soffiare niente. Ecco qua, un bel filtro nuovo e gli passa la paura. Adesso siamo pronti che tra un po' mettiamo in moto, eh. Qui è tutto rotto sto coso qua. Sono rotte tutte le guide di queste vitine. Allora, a questo punto, visto che l'olio l'abbiamo messo, dopo faremo il livello perché giustamente si deve caricare il filtro dell'olio, direi che possiamo fare il primo avviamento. E per fare il primo avviamento dobbiamo collegarci il tubo dietro per i fumi, perché sennò altrimenti qua moriamo. Moriamo subito. Questa c'ha una marmitta del piffero, è nascosta qui sotto. Boh, vediamo se ci sta, eh. Secondo me no. Proviamo a fare l'avviamento. Macchina già in P.
Ovviamente è probabile che si mette in moto e si spegne subito per via del filtro del gasolio. E invece no. Allora, mettiamo massimo riscaldamento. Gradi, magari non col clima acceso, quindi econ, e aspettiamo che almeno sale la temperatura per vedere di far partire la ventola. Questo tappo è talmente duro. Allora, già il tappo originale è duro di suo. Questo che non è originale è peggio dell'originale a stringere. Ok, si è stretto. Mamma mia. Adesso lo lasciamo in moto, facciamo andare su la temperatura, aspettiamo che partano le ventole, nel frattempo vado a cambiare il filtro del clima. Per il filtro clima è una passeggiata. Chiunque è capace di cambiarsi un filtro del clima. Bella questa confezione, non l'avevo mai vista. Allora, per il filtro clima. Allora, innanzitutto ce l'abbiamo qui sotto qui, quindi andremo a togliere questa copertura qui e qui sotto qui c'è il filtro del clima, quindi bisogna far scarrellare questo qua all'indietro, così. Magari spegniamo un attimo il clima, così non ci soffia in faccia. Poi questo è il filtro, ovviamente è molto evidente che ha un verso, a parte la sporcizia, vabbè, ci sta. Quindi va montato per così. Guardate, è più semplice di così si muore. Ovviamente questo poi una volta che va dentro si raddrizza da solo. Ecco, guardate. Questo è per farvi capire, una volta che voi inserite dentro, a parte che c'è tanto di scritto sopra, se magari uno per la prima volta non sa, c'è una freccia per aprire, guardate. Ma l'importante è che adesso che quando andiamo su si vanno a ingaggiare queste linguette dentro i buchi, una volta dentro andiamo in avanti e si aggancia. Quindi va nel filtro. Ecco qua, è già dentro. Chiuso. Qui adesso andremo a cambiare questa cuffiettina della testina. Non so se avete visto durante il video che è rotta. Guardate. Già in un altro video ve l'avevo fatto vedere come si cambiano e qualcuno me l'ha chiesto. Diciamo che quelle che vanno per la maggiore sono queste misure qua, c'è la piccola, la media e la grande. Molto probabilmente qui è la media, cioè quasi sicuramente.
è la media. Adesso vi faccio vedere innanzitutto come si cambia. Abbiamo due anelline, anzi una che è quella che va sopra, poi invece sotto abbiamo un sedger che è a spiralato, così gira intorno, ok? Eccolo qua. Allora, questa qui è la cuffietta rotta e il sedger, questo fermo qui a spiralato. Vi faccio vedere, proviamo a pulirlo. Vi faccio vedere perché molti non lo sanno che si cambiano queste cose qui. Pensate che spesso e volentieri, quando vedono la cuffia rotta, dicono: ah, è rotta la testina, e cambiano tutta la testina. Ma scusa, è bello che per quello che costano quelle gommine uno fa in fretta a cambiare una testina, però mettiamo in caso che uno la trova a poco prezzo. Allora, guardate come è fatto questo fermo qui, è fatto proprio così a spiralato. Quindi innanzitutto abbiamo battezzato che è quella media, ok? Si può vedere anche sul cono, prendere la misura del cono, ma è questa, ok? Grasso, io direi che ce ne potremmo mettere un pochino senza esagerare. Quindi ecco qua. Poi, prima di mettere giù la cuffia, andremo a mettere l'anella sopra, perché dopo si fa fatica ad andare a metterla. Ecco qua. Ecco. L'anella è dentro. La andremo a inserire sulla testina. Ci assicuriamo che è dentro dappertutto. Ok, è dentro dappertutto. Tiriamo via questo grasso qui e fin qua ci siamo. Adesso andremo a inserire questa. Iniziamo dalla parte più bassa fino a girargli intorno e far andare giù il resto dello spiralato che era rimasto. Adesso diciamo che da montata è un po' più, non difficile, un po' più complicato, ma quando è in morsa si fa in un attimo, ma si fa anche da qua. Guardate, basta non perdere il giro. Ecco qua. Magari vi assicurate che è dentro nelle sue gole, infatti qui non è andata dentro, solo alla fine. Eccolo là. Bene, la cuffia è cambiata. Adesso riattacco qui il dadino suo, lo stringo e cambiamo le pastiglie. Allora, qui abbiamo un fermo. Lo potete togliere sia di qua che di qua, è uguale. Guardate, ci sono questi due affarini qui che vanno in questi due buchi qua e queste alette qui vanno qua dietro qui, quindi qui non ci si può sbagliare. Finché la pinza è montata si mette un cacciavite all'interno, si va a prendere sul disco e si porta indietro il pistone. Poi magari una volta che è aperto andremo a mettere il cacciavite tra il pistone e la pastiglia. Adesso con questo qui vado scomodo, ma è più comodo questo, è più indicato per andare a prendere sul pistone.
Ecco qua, siamo arrivati fino in fondo. Il pistoncino della pinza non va più. A questo punto procederemo a togliere. Mamma mia, sto cordless. Allora, dopo che ho risposto al cordless, ho tirato via i due tappini qui dietro, che praticamente è una protezione, perché all'interno ci troveremo la brugola, anzi due, che dovremo andare a svitare, che sono di 7. Una misura un po' strana, difficile anche da trovare. Allora, dove sei? Io utilizzo sempre questo qua, che è comodissimo. Ok, dopo svitateli, magari li lasciate dentro, tanto non vanno da nessuna parte. Tiriamo via la prima pastiglia, che ha questa sorta di aggancio che va dentro al pistone. Infatti la pastiglia, se avete visto, era lì. Mentre quest'altra è soltanto, cioè è qui in appoggio e basta, non ha nessun appiglio dietro. Anche quando poi l'andrete a montare, non ci sono problemi, ecco, inserite e basta. Qui stavo guardando nel frattempo che il disco, nonostante che in ottime condizioni, ha fatto il bordino. E se voi vi ricordate, io ho fatto un video proprio per quanto riguarda i freni che fischiano. Quando c'è il bordino sul disco, bisogna farlo smuso alle pastiglie, se no altrimenti fischiano. Infatti qui lateralmente, non so se vedete, ci sono le due estremità che sono più lucide, e ci sono anche una piccola bava che nel frattempo ha creato quando era sul bordo. Allora andremo a aprire le pastiglie nuove. Nel frattempo io ci faccio lo smuso e le montiamo. Nel frattempo io mi sono fatto lo smuso alle pastiglie, quindi io sono già pronto per il montaggio. Lo smuso, per chi non lo sa, è praticamente, sono andato a eliminare un po' di ferrodo qui alle due estremità per evitare che tocca sui denti che si è creato ovviamente nell'usura del disco. Cosa succede? Che quando il dente tocca sulla pastiglia emette un sibilo, una fischiata infrenata, quella fastidiosissima. Allora, facendo lo smuso non tocca e quindi non fischia. Ok, assicuratevi che le vitine sono dentro, i bulloncini, che sono tipo un bulloncino da 13. Andremo a stringere. Uno, due stretti, ma li vado comunque a controllare con questa, che mi vedo meglio. Questo è stretto e questo anche. Andremo a metterci i suoi cappuccetti dietro, uno e ne due, così non entra lo sporco. Adesso andremo a mettere questo ferretto. Allora, io lo metto così, poi se c'è qualcuno che lo mette diversamente. Allora, prima questa parte qui dietro, che va dietro questo portapinze, e contemporaneamente nel buco, ok? Quando è nel buco, questo qua lo portiamo indietro, io tengo spinto questo qua nel buco, vedete? Questo è già nel buco, non del tutto, ma è nel buco. Poi con questo cacciavite qua mi aiuto e lo faccio passare dietro. E poi finisco di spingere e mi assicuro che è dentro.
È fatto. Nel frattempo io adesso mi chiudo la plastica, monto la ruota, abbassiamo la macchina che devo montare le spazzole tergi. Ovviamente dopo aver cambiato le pastiglie bisogna subito andare a pompare sul pedale e portarlo su, perché vedrete che dopo aver spinto il pistone indietro la prima frenata va tutta giù, quindi è importantissimo, caricate il pedale prima di usare la vettura. Andremo a posizionare la chiave dinamometrica sui 10 kg, 9, 9,5, 10. Ovviamente anche dall'altra parte. Per la sostituzione invece delle spazzole tergi è semplicissima. Allora, bisogna andare a pigiare questo pulsantino e sfilarla. Allora, vediamo se sono esatte queste che mi hanno dato. Allora, una corta e una lunga. Ovviamente la corta viene di qua, è sempre così. Allora, ci portiamo già anche questa qui con noi. Andremo a infilare dentro così. Ecco qua. Nel frattempo ho già collegato il computer e andremo a zerare il service, il tagliando. Allora, qui abbiamo Volkswagen Golf 5, anno 2006. Andiamo su Service Light e qui abbiamo due voci. Iniziamo con la prima. Molte volte è da fare tutte e due. Ci sono delle vetture che ci sono più di una dentro. Andremo qua sopra qui. Andremo a aprire il menu a tendina. C'è scritto messaggio servizio promemoria. Poi viene qui, ci spiega tutta diciamo il reset come viene svolto. Ci sono i valori, qualità dell'olio 1, intervallo del cambio 2, cioè tutte quelle cose lì. Noi lasciamo tutto invariato come adesso, tanto è sempre stato così. Allora, quadro acceso, gli diamo l'ok. Aspettiamo. Reset completo, premere sì per leggere i valori, sarebbe questi valori che vi parlavo qui in basso, oppure premere no e uscire fuori. Come dicevo prima, a me non mi interessa, io mantengo i messaggi che aveva prima. Torniamo indietro, in teoria è già spenta perché la procedura è andata a buon fine. Voglio andare anche a vedere questo qua, service nov. Non so se l'ho pronunciato bene, proviamo ad andare dentro. Stessa procedura, tendina, messaggio servizio promemoria, uguale, facciamo ok. Se la prende, gli facciamo fare anche questa. Ok, uguale a prima. Se voglio cliccare sì, leggo gli intervalli che ci sono attualmente. Intervalli intendo, non so, magari è stata fissata che ogni 15.000 km da fare il tagliando, oppure ogni 20.000. Sì, uno può scegliere quel che vuole. Io lascio tutto invariato come prima, premere ok, funzione completata e usciamo fuori.
Volendo, qui potremmo fare anche una sorta di una diagnosi. Non gliela faccio perché ha diverse spie accese, ha delle lampadine che non vanno, quindi voglio prima sostituire le lampadine e poi dopo mi faccio l'azzeramento completo. Adesso ho voluto soltanto farvi vedere, per quanto riguarda l'azzeramento del service. E siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero che vi siate divertiti. Io abbastanza. Mi ricordo quando sono andato a casa a prendere l'attrezzatura per fare la fase. E vabbè, dai, ci sta. È stato divertente. Ripeto, mi sono divertito. E colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti voi. Tutti i miei fan, tutti i miei amici che mi seguono, siete in tanti, sono veramente contento, è veramente una grossa soddisfazione. Io amo questo lavoro e che dire ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete un bel like a questo video, commentate quello che volete, io normalmente rispondo subito, al massimo ritardo di un giorno, ma a volte ci rispondo subito. Va bene, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Attivate la campanellina.